Continua la nostra visita alla Fiera del Caffè di Trieste, Trieste Espresso 2024, la undicesima edizione. E nel corso di questo viaggio itinerante all'interno dei corridoi, dei padiglioni di esposizione, siamo giunti allo stand di Gise Caffè. Ci troviamo in compagnia di Salvatore Sicilia, il direttore commerciale dell'azienda. Ciao Salvatore, bentornato. Buongiorno a tutti e benvenuti allo stand. Uno stand che è condiviso insieme a un'altra azienda, ma tu ora ci spiegherai tra pochissimo perché questa condivisione e perché è legata anche alla presentazione di un nuovo prodotto. Innanzitutto però parliamo di questo poco più che semestre di direzione commerciale di Gise Caffè. Come sta andando? Allora Fabio, sì, partiamo proprio dal mio ingresso in azienda, e sono entrato a marzo, quindi sono 6 mesi che sono sul campo perché sto affiancando un po' tutti gli uomini, la squadra che ho messo in piedi in 6 mesi, il lavoro è stato davvero tanto, ovviamente non è finita perché l'azienda è in una fase di start-up, abbiamo con Venditalia presentato un po' quello che era il concetto, un po' l'idea di sviluppare il progetto Gise un po' su tutto il territorio. Stiamo proseguendo su quella strada, ovviamente il mio compito è stato innanzitutto quello di strutturare il territorio dell'Italia con dei commerciali, coprendo un po' quello che sono le 4 aree Nielsen. Oggi ci sono i 4 commerciali sulle aree più un quinto che è un jolly che praticamente attraversa un po' tutto lo stivale alla ricerca affannosa ovviamente del canale vending che noi anche su quello insomma stiamo battendo tanto. Prima dicevo appunto che voi condividete questo stand insieme ad altra azienda. Qual è l'azienda e qual è il motivo che vi ha portato a condividere questo stand? L'azienda è la Fiplast, con la quale stiamo collaborando e stiamo condividendo lo stand. Questa collaborazione nasce dalla necessità di mettere in piedi anche un sistema ecosostenibile con una capsula compostabile, che è esattamente questa qui. Quindi siamo partiti già con le cialde compostabili, adesso avevamo la necessità di seguire il passo un po' di quello che è, di come si muove il mondo, no? Che va nella direzione dell'ecosostenibile. Noi vogliamo restare al passo praticamente di come in effetti si sta muovendo un po' tutto il mercato caffè con i prodotti ecosostenibili, e noi non ci abbiamo pensato due volte, volevamo stare al passo con il mercato, quindi uscire con una nostra capsula ovviamente brevettata di proprietà compostabile, dove ovviamente abbiamo dovuto lavorarci per mantenere inalterato quello che era il prodotto e la qualità, che è un po' un timbro nostro. Anzi, noi lavoriamo esclusivamente su un prodotto di qualità, e quindi il prodotto compostabile doveva uscire necessariamente con del caffè di qualità, quindi un'erogazione di qualità in una capsula compostabile, quindi un prodotto totalmente di qualità. Tutto questo con il consenso del mercato del caffè crudo, considerando quello che sta accadendo da più mesi a questa parte. Assolutamente sì, in effetti siamo... È l'argomento del giorno, diciamolo. Sì, l'argomento del giorno, poi mi sento un po' con gli operatori del settore. In effetti si sta vivendo un momento storico particolare per il caffè crudo, il verde. Sappiamo che i prezzi sono arrivati alle stelle, sono argomenti insomma di tutti i giorni. Noi abbiamo fatto delle riflessioni anche da questo punto di vista e si è decisi, ma già da giugno-luglio, di non aumentare il prezzo del listino del caffè in vendita. Questo ovviamente grazie a dei enormi sacrifici economici che fa la proprietà, perché se il caffè crudo insomma aumenta di prezzo, necessariamente il listino deve di pari passo aumentare. Abbiamo deciso invece di non aumentare il prezzo del caffè e mantenere il prezzo del prodotto inalterato fino al 30 dicembre di quest'anno. Poi insomma l'anno prossimo vedremo, ma insomma l'idea era quella di non dare uno scossone forte a quelli che sono i clienti, a quelli che hanno creduto nel nostro progetto in questa fase, e quindi abbiamo voluto rassicurare mantenendo proprio inalterato il prezzo del prodotto caffè, delle bevande dei solubili, ma anche delle macchine praticamente che servono per erogare i nostri prodotti.
E infine l'altra novità che presentate in questa occasione, la macchina a due bracci Demetra. Sì, esattamente. Dopo Laura avevamo la necessità di mettere in piedi un prodotto che desse la possibilità agli autovendenti, alle strutture che hanno necessità di erogare più prodotto contemporaneamente. Abbiamo messo in piedi una macchina due gruppi destinata al canale Horeca, dove ha una capienza importante per quanto riguarda la raccolta delle capsule esauste dopo l'erogazione, in circa 40 capsule, e un contenitore per l'acqua importante proprio per dare la possibilità alla macchina di erogare quanto più caffè, insomma prodotti, caffè, bevande e solubili anche contemporaneamente con le due macchine in funzione. Allora io non vedo l'ora di assaggiare questo nuovo prodotto realizzato con la nuova capsula compostabile che state guardando ancora una volta, è prodotta dalla FiPlus, il cui stand è alle nostre spalle. Salvatore, grazie per la collaborazione. Forniamo a tutti loro un indirizzo di posta elettronica al quale è possibile scrivere per avere maggiori informazioni sui vostri prodotti, su tutta la linea che proponete al mercato. Certo Fabio, l'indirizzo è info@giseicaffe.com. Salvatore Sicilia, direttore commerciale di Gise SRL, grazie. Grazie a voi e un saluto a tutti.